evidente quello che può essere la soddisfazione di tutti noi, l'emozione che abbiamo provato quando la macchina si è accesa, quando è uscita dai box. I nostri piloti fanno parte di questa famiglia da tanti anni, per cui hanno condiviso con noi tutto lo studio che c'è dietro e tutta la simulazione che è stata fatta in questi ultimi 2 anni. Siamo guardati tutti negli occhi, è veramente qualcosa di indescrivibile, qualcosa di difficile da spiegare, perché quando uno lavora in Ferrari ama questa azienda come la propria famiglia, per cui riuscire a fare qualcosa di veramente unico regala delle soddisfazioni che sono impagabili. Beh, è difficile descrivere le emozioni che si provano quando abbiamo visto la macchina qui ai box, l'accensione del motore e poi i primi metri, sicuramente brividi, brividi. Dopo aver fatto lo shakedown della nostra hypercar, poter uscire per primo con una macchina che è iconica per Ferrari, è stata veramente un'emozione incredibile per me. Appena sceso, fantastica. La prima uscita è stata qualcosa che mi ricorderò per sempre, per tutta la vita. Yeah, wow, it's amazing. It's quick, it's very, very fast, and I love the way the car handles. My first laps today here is a special moment. Yeah, a lot of work to do, a lot to learn. I can feel that already, but yeah, it's been a great start. I was just excited and a little bit nervous, obviously. It's a bit different to GT to see so many more people around the car, so it's a little bit more pressure. Yeah, I would say a special feeling like I was driving out the first time in Ferrari, special to come here to Barcelona to do some laps on a bigger track. We are still learning a lot of stuff, but it's a part of the progress. There are so many updates compared to Ferrari, but we are working in the right direction and everything is getting better and better, which is very positive. Ma sicuramente stiamo facendo tanti lavori di setup, quindi il feeling con il bilancio della vettura sta migliorando test dopo test. In questa pista la macchina è molto divertente da guidare, ci sono delle curve molto veloci come ad esempio l'ultima curva, quindi la caratteristica che sentiamo di più in questa pista è sicuramente l'alto carico, ed è uno dei punti forti di questa macchina al momento. Portimão è un circuito molto importante per vari aspetti, è un circuito molto rappresentativo per le caratteristiche, perché ci sono sia alta velocità, power sensitive, però anche delle parti di trazione di bassa velocità. I'm really happy about my job today, about my work. The guys are doing an amazing job. High speeds on this track is something new. It's easy to have a smile in the face. We are running a lot of kilometers per day, per driver, and this is something incredible with the amount of time that this project is alive. So, we can see what Ferrari can do, is we can feel that they are putting more than energy, they are putting passion on this project, and this is something that we will try to give back in the future. Tanto caldo, infatti sono il pilota che soffre un po' di più le temperature, perché comunque dentro non sono abituato a non avere aria. Però sì, è un altro pensiero anche, no? Comunque dividi la macchina con altri piloti. Stiamo lavorando veramente bene sulla messa a punto della macchina, ma anche sullo spirito che c'è all'interno del box.
Questo test rispetto a quelli passati è completamente diverso nel suo target, perché il target è la durata. È il primo test che impostiamo in questa maniera qua, è il primo test che ci pone di fronte a una tipologia di gara che affronteremo nel WEC. Le macchine stanno proprio passando adesso e questo è un buon segno. The car's evolved. The guys have had the time to fine-tune the car since the last test. Step by step, the car is getting better. Still a few issues with some reliability, but this is why we're here at this test. It's a long test, and we can determine where we need to improve for the next one. The other thing is not just about the car, it's about the tires and understanding which tire we need to use in which temperatures that the track provides. So it's a big learning curve still. There's still a mountain of a way to go before I think we'll be there, but the guys are working super hard, and it's very enjoyable. La macchina è andata veramente molto bene, un buon grip, un buon bilanciamento. Questo serve un po' per, diciamo, capire qual è il massimo per la macchina e anche per il pilota, no? Quindi fare più di una 24 ore ti fa capire anche qual è la preparazione migliore. Two stint, quite dark. Really nice to drive like that. Of course for me is one of the first experience in the night, you know, I did only Le Mans, but it's quite dark, so really enjoyed, really difficult, look, everything too fast, but I really enjoyed. Qui ad Aragon, durante il test di durata, anche se non esattamente voluto, ma siamo riusciti a provare la macchina in diverse condizioni di meteo ed è stato positivo. Ovviamente nelle gare tipo come una 24 ore di Le Mans è abbastanza tipico che ci siano condizioni mutevoli a livello meteo, e quindi siamo riusciti a simulare anche quello. Ovviamente è difficile pianificarlo, ma forse siamo stati fortunati e ho potuto apprezzare la vettura in diverse condizioni, sul bagnato, sulle condizioni intermedie e anche ovviamente sull'asciutto. Quindi è stata una cosa molto positiva e interessante. Bello. Ragazzi, è buio lì fuori, eh? È la prima volta che giriamo al buio qui ad Aragon, quindi abbiamo iniziato ad apprezzare com'è la situazione luci. Il primo test che facciamo con la livrea, vedendo anche il numero 50, i 50 anni del rientro nella top class dell'endurance, è qualcosa che emoziona, e vedere la macchina a livrea ufficiale è molto bello, e onestamente la macchina è fantastica. Ho iniziato a utilizzare questa vettura allo shakedown di Fiorano, quindi sono riuscito ad apprezzare lo sviluppo che c'è stato e sono stati passi importanti. Siamo al simulatore dove stiamo svolgendo una parte molto importante e cruciale dello sviluppo della 499P. Il simulatore negli ultimi anni è diventato una parte fondamentale per la possibilità di avere una grossa libertà nella scelta dei vari setup e degli item di sviluppo. Tutta la parte che viene fatta in simulazione offline o ai banchi serve alla costruzione del modello di simulatore che abbiamo qui e che poi viene correlato con le risultanze che vediamo in pista. This here in Sebring, it's a demanding track. Always has been a very important test for all the cars because it's really demanding, this racetrack. We all know the bumps of Sebring. It's not only the car, but also the process and the procedure of the engineers, of the preparation, is another level. Thank you.
try to understand how the tires work, what tires we need, and just basically to get as many laps as possible for all the drivers, because you know, the more we drive this car, the more familiar we get with how it works. You know, not just mechanically, but also electronically. We change a lot of things on the steering wheel, and to have that knowledge and to be able to get to a point where you can do things automatically without having to think about it. So these are the main reasons of these sort of tests, and obviously to do long runs as well to see where we are in terms of tire degradation and things like that. Not forgetting, of course, reliability. Yeah, we are looking forward for our first race on our new car, on the 499P. It's quite a special track because we had a lot of bump here, especially on a couple of corners, where it's quite tricky. Yeah, we're obviously very excited to get started, and I mean, we're all looking forward to the race. I mean, Sebring is always special. Not a tiny track, but it's not very wide. Obviously, it's going to be quite interesting with traffic. Abbiamo iniziato il nostro programma in pista circa sei mesi fa sul nostro circuito di Fiorano. Tanti test che abbiamo fatto, tante le prove, abbiamo conosciuto meglio la nostra macchina. E il tempo ormai stringe, la prima gara è vicina e noi siamo tutti molto emozionati di scendere in pista e combattere con i nostri competitors.